minacciati, a volte anche aggrediti fisicamente. I volontari delle guide del Borsacchio di Roseto hanno dovuto fare i conti soprattutto con i proprietari dei cani lasciati liberi all'interno della riserva naturale, nonostante l'assoluto divieto e l'obbligo di tenerli al guinzaglio per proteggere in modo particolare i pulcini di Fratino, il piccolo trampoliere simbolo di questa oasi. Settimana di Ferragosto intensa per le guide. Marco Borgatti ha ricevuto più di una minaccia, ma alla fine le regole sono state fatte rispettare e i trasgressori multati. Siamo stati chiamati perché dei signori con dei cani di grossa taglia lasciati liberi, anche non proprio socievoli, davano disturbo alle persone, ma soprattutto stavano minacciando l'ultimo pullo di Fratino in Abruzzo, in una stagione veramente devastante dove già diverse uova e diversi pulli sono stati proprio uccisi da dei cani lasciati liberi. Le reazioni non sono sempre state positive, anzi in un caso siamo addirittura stati minacciati. Per fortuna siamo riusciti con molte chiamate a far intervenire delle guardie ambientali, andare sul posto per sanzionare. In attesa di costituire l'organo di gestione della riserva naturale del Borsacchio è necessario comunque dare delle risposte a tutela dell'oasi. Ci sono momenti alterni nella riserva, c'è sempre quel problema annoso delle macchine, degli scooter che entrano sulla pista ciclabile creando un grande problema, soprattutto nei giorni molto affollati come la settimana di Ferragosto, dove i gruppi di ciclisti possono trovarsi una macchina contromano che corre su una pista ciclabile. Quindi sono situazioni che dovranno essere affrontate, come gli ingressi della riserva, come delimitare in maniera sicura le aree, e confidiamo che a breve queste risposte ci siano.